Sono il rosso liturgico e il giallo e verde delle palme e dei rami d'ulivo a caratterizzare in Piazza San Pietro la tradizionale processione della Domenica delle Palme, che si snoda fino al sagrato della Basilica Vaticana. Nella celebrazione che accompagna ogni anno l'ingresso nella Settimana Santa, Papa Francesco mette in risalto il duplice mistero delle acclamazioni per Gesù che entra a Gerusalemme e della sua umiliazione con le grida festose e l'accanimento feroce. Gesù dice: ha aperto per noi la via della fede. Egli ci mostra la via dell'umiltà rispetto a quella del trionfalismo indicata dal maligno, dal demonio. Il trionfalismo cerca di avvicinare la meta per mezzo di scorciatoie, di falsi compromessi. Punta a salire sul carro del vincitore. Il trionfalismo vive di gesti e di parole, che però non sono passati attraverso il crogiolo della croce. Si alimenta del confronto con gli altri, giudicandoli sempre peggiori, difettosi, falliti. Una forma sottile di trionfalismo è la mondanità spirituale, che è il maggior pericolo, la tentazione più perfida che minaccia la Chiesa. Gesù ha distrutto il trionfalismo con la sua passione.